con il mio stato d'animo, che è leggermente ombrato, non triste, non disperato, che grazie a Dio non è di questo che si tratta, ma di sfumature, di sensazioni che non hanno bisogno di un perché per poter esistere, ma hanno bisogno della mia attenzione affinché qualcosa che le tiene imbrogliate si possa sbrogliare. Sto facendo questo piccolo video, che però non mi si vede perché è buio, è tutto buio. È buio, c'è troppa luce fuori. Che assurdità, c'è troppa luce fuori. Forse è vero, ci vuole una luce dentro, giusta. Fuori può esserci tutta la luce che vuoi. È nato il governo della Terza Repubblica. Era quello che ci auguravamo un po' tutti che potesse succedere, perché esprime più di altre volte, anche recenti, tutte le recenti coinvolte, ed è un fatto eccezionale che si sia potuto verificare dopo la figura che ha fatto Mattarella, di cui io lo ringrazierò sempre, perché si è svelato agli occhi delle altre persone che in qualche modo vedevano in lui una figura garante della sovranità del popolo e che lui fosse il difensore, che in realtà non è così. Lo ha detto lui nel discorso. Di che cosa l'ha preoccupato? Dei mercati, della finanza, di come reagivano i nuovi valori della nostra società, il nostro nuovo Dio, sempre di più innalzato, che chiede sacrifici umani, che se tu questi sacrifici umani non li dai, sei disumano, sei antidemocratico, sei un populista, un fascista, un complottista, un fanculista, uno che merita unista e deve essere mandato via, fondamentalmente, no? E cosa c'è di strano in questa cosa qui? Nulla, è l'ennesima novella, l'ennesimo sketch, l'ennesimo incontro della lotta, incontro, danza tra il bene e il male. E il bello è che più vado avanti, più mi accorgo che sempre di più è tutto dentro di me, il bene e il male. Anche quando sto male, anche quando c'è qualcosa che mi disturba, eccetera, anche se gli indizi portano a pensare che la causa viene sicuramente dall'esterno, in realtà la causa è dentro di me. C'è qualcosa al quale gli tira molto, no, accettare che dipende da te, perché le scelte che mi ritrovo a fare, motivato da quel suggeritore a volte che ascolto, una volta molte volte, molto più spesso di adesso, adesso grazie a una crescita molto di meno, e quelle poche volte riesco a riconoscere, non è che sono immune, perché per carità, il suo scherzo, il suo ruolo, il suo compito è quello di disturbarmi fino all'ultimo respiro. È un'illusione pensare che verrà un giorno dove finalmente sono in pace, sono chiaro e da questo momento in poi non mi rompe più il cazzo nessuno. No, perché dentro di me è rompicazzo, e dentro di me è rompicazzo. E riconoscerlo, no? Stanarlo, no? In questo piccolo gioco alla fine, perché la vita non serve a nulla. Non serve a nulla, e questo non deve mandare in depressione come è successo Woody Allen, che se è vero quello che ho letto su una rivista poco tempo fa, da quando ho saputo che un giorno non ci sarà più nulla, neanche l'universo, e che sparirà tutto quello che noi vediamo, tocchiamo, eccetera, quei universi anche sconosciuti, non esisterà più nulla, è andato in depressione perché si è chiesto che allora che senso ha tutto?
è andato in depressione, cioè, è inutile che faccio qualcosa che tanto un giorno verrà cancellata. Io sorrido di tenerezza perché vedo proprio che bella differenza fa avere la conoscenza di se stessi e avere solo la conoscenza di una cultura fatta affidandoti a quegli strumenti che sono solo il tuo intelletto, ma non prevedono il tuo cuore e soprattutto non prevedono un maestro che ha le idee molto chiare, che ti accetta di non dirti quello che devi fare, perché il maestro, il vero maestro, non ti mette mai le parole in bocca, non ti dice mai quello che devi fare, non ti fissa mai quello che non può essere fissato perché è sempre in movimento, ma ti dà quell'informazione giusta e io lo testimonio col mio lavoro sempre di più perché è l'unica cosa che ha senso rimarcare in questa vita di cui non resterà nulla. Ma è inevitabile che in questo momento esiste io, esisto in questo momento. In questo momento io sento o la gioia di essere vivo o il peso di essere vivo. Dipende dalle cose che mi carico mentalmente sulla mia consapevolezza. E gli do il peso, gli permetto di avere il peso che in realtà non ha. Comunque, così. Chiudo questo piccolo coso perché è fondamentalmente un piccolo esperimento per vedere di utilizzare più spesso il canale di YouTube, perché Facebook, ho avuto la sorpresa in questi giorni, mi diceva sempre: a giorni dati devi fare il riconoscimento facciale. Io l'ho sempre ignorato e stamattina out, o riconosci o accetti il riconoscimento facciale o se no chiudi l'account. Siccome hanno ragione loro, perché in termini e condizioni io faccio accetta, loro fanno apposta, però dal momento che io clicco accetta, devo accettare il loro contratto. Siccome non mi va più bene di accettarlo, perché mi lascia la libertà, siamo nel mercato, no? Se non accetto, lui rifiuta la cosa. Non è un contratto regolare, però io l'ho accettato fino all'inizio, per cui è diventato regolare per quello. Per questo motivo io ho deciso di chiudere l'account e mi dispiace per le persone che mi seguono forse con un po' di attenzione, se mi vorranno seguire o sapere qualcosa di me, o vengono qui fisicamente dove esiste la realtà a Vioriani, oppure c'è YouTube e le altre piccole cose che ci sono. Ma se non si arriva nella realtà rimangono tutte parole fritte, capito? Comunque questo esperimento l'ho finito, adesso vedo un po' se sarà buio come la pece. Ma casomai lo tiro su, guardo che cosa ho combinato e vado avanti in questa incertezza totale che sa tanto di divino, nel senso che non ti promette nulla di cosa succederà tra un futuro, ma mi promette che in questo presente è con me. E sapendo dare il valore giusto alle cose, un po' ce l'ho. Quando sei cosciente di avere una presenza così dentro il cuore, puoi anche stare male come lusso, ma quando ti stufi puoi scegliere di stare anche bene, perché il potere per sentire quel bene esiste, non è poesia. Close and kiss.